become one. Fight. Riprende il match. Micalli inizia con la sua offensiva. Intercetta la mano con un graffio di Ken. Entrambi si studiano. Ken tasta il terreno e prova ad entrare. Cerca un punto debole nella difesa di Micalli. Micalli però non sembra volersi fermare. E a piedate avanza. Le piedate di Micalli, che non sono sempre safe, ma la versione più rapida e veloce si può essere spammata. E infatti eccolo, che avanza sempre di più. Ken è in difficoltà, esce con uno Shoryu. Tenta col suo tazzo in ex volante. Viene però interrotto. La lead di vita di Necalli è evidente. E con le graffiate in ex lo butta all'angolo. E chiude qui il primo round. Vediamo se Ken si adatta all'impetuosità di questo Necalli. Ken all'angolo, deve uscirne assolutamente. Inizia a rispondere Ken. Ha una posizione leggermente migliore di prima. Tuttavia la lead di vita è di Necalli. Quindi Ken deve azzardare un po'. Non esagera questo Ken. Ma ha bisogno di attaccare. Se non attacca non riuscirà mai. E infatti Necalli approfitta delle decisioni. Scimmia lo Shoryu. Bootbreaker. Ken si incendia. Vediamo un po' se riesce a gestire la situazione. Shoryuken scimmiato, che però va a segno. Ken ricomincia la sua offensiva. Necalli in difficoltà all'angolo con pochissima vita. Ken sembrava in palese difficoltà nel primo round, ma ha ribaltato la situazione. La bella fra i due. Terzo round. La critical di Necalli. Buda e lo tira giù. Vediamo un po' se Necalli continua la sua pressione e ne approfitta. Ken è in palese difficoltà, deve assolutamente fuggire. E ce l'ha fatta. Ribalta la situazione. Vediamo se anche Ken ha qualche... No, come non detto, Necalli decide di uscire subito. Che una combo da 6 hit porta Ken a un pixel di vita. Basta un jab, qualunque cosa. È difficilissimo per Ken a questo punto gestire un Necalli così aggressivo con così poca vita. Tenta di punire Hadouken con la sua boost kill. Non ci riesce. Ken è molto aggressivo, non ha paura di niente. E invece è sorpreso dalla skill e Necalli si porta a casa il match. Bellissimo incontro. Era un difficilissimo miracolo comunque in quel caso vincere il match. Sì, era praticamente impossibile, però per un attimo ci ho creduto. Questo Necalli che porta sempre molto avanti il team, molto raramente si è fermato a una sola vittoria durante il torneo. Iniziano a studiarsi un po', cercano la giusta distanza per iniziare la loro offensiva. E Cianlin ne approfitta, trova un buco nella difesa di Necalli e avanza. Purtroppo deve partire subito perché ogni secondo perso con Necalli è sì, Necalli un chilometro di vita. Che una volta che inizia è abbastanza difficile gestirlo con queste pedate che sono veramente fastidiosissime. Ma anche Cianlin non scherza e con questa combo ristabilisce non solo le distanze ma anche la linea di vita. Attiva subito il suo bootrigger e pianta un sacco di danni su Necalli all'angolo, costretto ad attivare anche lui la sua trasformazione in Super Saiyan. Necalli, con sempre meno vita, risponde però all'offensiva di Chun-Li. Siamo praticamente pari, le risorse sono quelle per entrambi. Tenta il cross up, ma Necalli non si fa prendere alla sprovvista e l'overhead serve a chiudere il primo round. Round 2. Ricomincia il match. Il primo calcio di Chun-Li va a vuoto, ma abbiamo visto che Chun-Li ha sì perso il round, ma ha anche dimostrato che nella giusta
con la giusta opportunità può sfruttare i punti deboli di Nekali e le sue aperture per fare un sacco di danno come ora. Il combo però non va a buon fine e arriva di nuovo Buda! E questo lo faccio apposta per farmi del male alla voce, praticamente. Ricomincia il match. Chalì non si fa intimorire dalla critical, ma droppa la combo. Nekali ovviamente non si fa perdere l'occasione e ricomincia ad attaccare. Ma si trova all'angolo, quindi no. Chalì inverte la situazione, fa con cross up e whiffata. Ne approfitta Nekali, che chiude qui un altro round e anche un altro match. E Nekali dice next. Infierisce il trofeo come solito al cielo. Pietà. La sacrifica al sole. Nash, l'ultimo barlume di speranza per il team. Esatto, Nash lo tengono sempre al fondo. È l'asso nella manica di tutti i team, chissà come mai. Zeo. Dalle cascate di casa di Ryu riparte. Tuttavia la sportività di entrambi i giocatori, che accettano la situazione senza problemi e ripetono la partita. E subito Nash prende vantaggio, essendo fastidiosissimo sia da lontano che da vicino. Ma Nekali risponde. Si approfitta per ribaltare la situazione, infatti si porta subito in vantaggio di vita. Ma abbiamo già visto che Nekali può fare dei comeback. Arriva un sacco di danno. La differenza è ormai veramente importante fra i due. Non è facile gestire. Super Saiyan in combo. Ah, trade che porta alla sconfitta di Nekali per questo round. Si riparte. Subito l'offensiva di Nash. Non può essere punito. Che con questa tecnica prende vantaggio subito, quindi poi si aggiudica il match con più facilità rispetto a prima. Diciamo sì, partire bene è molto utile, specialmente quando si hanno mossa di posizione safe on block. E Calli però ha deciso di diventare molto più offensivo. Infatti è partito molto bene, ma anche Nash non scherza. E la sua pressione non conosce pausa. Risponde, si tradano le bolle, Super Saiyan in combo di nuovo. L'animale che è lui. Lo intercetta con un jab a mezz'aria. Ma Nash non si lascia trasportare troppo e fugge subito via. La situazione di Nash è abbastanza pericolosa, ma... Il teleport potrebbe portare alla vittoria, ma no. Nash ha ancora 3 barre, quindi ha un sacco di risorse, ma viene sconfitto. Niente, uno però pari. È stata una buona mossa. Uno pari. Final round. Fight. Ultimo round, salvo imprevisti tecnici. Ricordiamo che Nash è il jolly del team. Deve sconfiggere tutti i membri dell'avversario, essendo l'ultimo. Nekali sembra subire un po', ma appena può riprendere quei suoi jab. Big counter! Perfetto! Vediamo se riesce a spingere Nash all'angolo. Ma Nash esce subito. Inizia con le sue stringhe. Potrebbe portarsi a casa il round, un pixel di vita. Con calma, ogni errore può essere fatale. Te ce l'ha presa. E un altro jab si porta a casa il match. Nash wins. Avanti il prossimo. Round one. Inizia GIF. E infatti subito con una panciata e un lariat. Lo coglie in sorpresa Nash. Si arrabbia sul Sonic Boom e lo assorbe. Ricordiamo che quando GIF si arrabbia e diventa tutto rosso, può assorbire un colpo. Molto utile contro i proiettili. O per... Command grab mezz'aria. Come lo legge? Stai seduto, Nash, gli dice GIF. Ho visto come GIF, con pochissime mosse, si porti subito sulla lead di vita. Un altro lariat. Nash ne approfitta. Lead di vita per Nash. Vediamo se Pro GIF con una sola presa potrebbe concludere qui il match. Prova a risucchiarlo e non ce la fa. Ah!
safe on block, ma ne approfitta lo stesso Gip. Ah, e infatti Nash però si porta a casa un altro round. Round 2. Però Gip abbiamo visto che si è adatta in fretta nella prima volta che perde il primo round per poi portarsi a casa il match. Sonic Boom non si sprecano. Gip approfitta di ogni salto, di ogni errore per fare un po' di danno. La sua strategia, jab, jab e massimizzare con le prese. Per ora ha pagato. Ma Nash non ci casca. Arriva in combo. Frulla tutto. Quanto male, lo ha frullato tantissimo. Che reset, che danni, stun. Un abbraccio per chiudere il match. E love is in the air. Uno pari. E on the floor, più che altro. Gip è un personaggio goffo. E non lo diresti mai che può fare cose del genere. Fantastico. Entrambi hanno la critical pronta. Entrambi con un solo colpo possono smezzare la vita all'avversario. Attenzione, spreca la barra in X e non ha più la critical pronta. Tuttavia Nash non subisce danni. Ma Gip ha dimostrato di poter fare delle combo devastanti. Di fare la mossa giusta al momento giusto. E lo prende! Lo abbraccia e gli dice vieni con me e stai giù! La parità! L'affetto violento! Io ti amo con Gip, mi esito troppo violento! Non perdono il controllo! Non lo prende! Non riesce a prenderlo, c'è il trade! C'è il trade sul frullatore! E frulla tutto! Non riesce a massimizzare! No. E Nash si porta a casa il match! Nash wins! Secondo lì in cui... Vediamo se Nash fa il miracolo e riesce a fare il super comeback per il team. Sta meritando tanto e non ci credono neanche loro. Siamo all'ultimo match di questo incontro. Ricordiamo che il vincitore del torneo, il team vincitore, si porta a casa 300 euro cash, non in buoni, quindi è ovvio che tutti i componenti del team siano molto agitati anche per il premio. Ma Nash non sembra farsi intimorire nemmeno dall'ansia della prestazione data dall'essere l'ultimo del team, e subito domina questa laurea portandola a pochissima vita in pochi secondi. Laura non è riuscita a mostrare nulla del suo arsenale e inizia solo ora. Vediamo se parte l'eventuale comeback, cancella col V-Trigger. Eccola. E sfrutta benissimo l'apertura dell'avversario all'angolo Nash. Vediamo se ne esce, e ne esce con una presa e chiude qua il primo round. Ed è match point. Questo round potrebbe segnare la vittoria per il nostro amatissimo Nash, che ha fatto un comeback incredibile. Ma Laura ha capito, inizia con i suoi mix-up. Command grab che porta Nash a pochissima vita. Ora Laura può stare abbastanza tranquilla, deve aspettare che Nash faccia il primo errore. Scambiano qualche colpo di avvertimento. V-Trigger cancella e lo prende a mezz'aria e punisce così, chiudendo il round. Uno pari, match point per entrambi i team. Ma signori, questo match, questa partita per questi due team va avanti fino all'ultimo pixel. Abbiamo Laura che insiste col danno, lo porta a metà vita nei primi secondi, ma Nash sfugge dalla sua offensiva e inizia ad attaccare. Inizia di nuovo Laura,
ne esce sempre in difficoltà. Ancora un paio di jab, pochissima vita, basta forse addirittura un solo hit per chiudere il match. E arriva e chiude qua la partita. Bravissimi entrambi, bellissimo comeback del nostro Nash. Ma Lau è arrivata e ha chiuso la faccenda.